Il cancro della prostata è la neoplasia più diffusa nel sesso maschile ed è un tumore in forte crescita. Facciamo il punto su questa malattia con il professor Carmine Pinto, segretario nazionale dell'AIOM, l'Associazione Italiana di Oncologia Medica, in occasione della conferenza stampa di apertura del convegno nazionale dell'AIOM focalizzato proprio sul tumore della prostata. Professor Pinto, che cos'è il tumore della prostata? Il tumore della prostata è un tumore molto importante nel sesso maschile. Nel 2012 ci aspettiamo circa 36.000 nuove diagnosi e 8.000 decessi, il che vuol dire che non sempre il tumore alla prostata è un tumore che rappresenta un pericolo per la vita del paziente, però è un tumore sicuramente importante che va gestito in maniera adeguata. È un tumore per il quale per molti anni, direi per quasi 50 anni, abbiamo pochi strumenti e soprattutto poche conoscenze sulla biologia. I tumori della prostata possono essere rapidamente aggressivi, meno rapidamente aggressivi, oppure possono essere incidentali, vengono trovati nel corso di autopsia per altre cause e, come dicevo prima, non rappresentano una causa di morte per il paziente. Sono tumori che sono inizialmente ormonosensibili e poi diventano ormonoresistenti, quindi dobbiamo conoscere profondamente quali sono i meccanismi eziopatogenetici, qual è la biologia e in base a questo costruire programmi diagnostici e terapeutici per i diversi setting clinici. Quali sono i fattori di rischio? I fattori di rischio non sono, il fattore di rischio principale è quello legato alla stimolazione ormonale, ovviamente. Noi sappiamo, e dagli studi di Huggins, che fu un importante urologo, premio Nobel per la medicina nel 1966, che dimostrò che gli androgeni rappresentano il fattore di rischio maggiore, ma rappresentano ovviamente un fattore biologico. Quali sono i fattori che intervengono invece clinicamente per questa neoplasia? Sicuramente possono interessare fattori di tipo ereditario, c'è cioè un maggior rischio chi ha avuto un familiare con tumori, ma sappiamo che questa è una percentuale molto bassa e il rischio relativo è abbastanza limitato per questa popolazione. Le infezioni ricorrenti, una vita sedentaria, i traumi, diciamo che non abbiamo idee molto precise tutt'oggi su quale sia l'eziopatogenesi, sui fattori di rischio reali. Quali sono i sintomi del tumore della prostata? Purtroppo i sintomi sono molto simili a quelli dell'ipertrofia prostatica, quindi disuria, si va a urinare troppo spesso, si urina male, si urina di notte, stranguria, nicturia quindi. Però sono sintomi per i quali bisogna stare attenti e quindi nella fase diagnostica è importante non fare un fai da sé, ma rivolge soprattutto al medico curante, quindi all'urologo, che procederà con gli esami diagnostici che sono necessari. In questo setting continuo a dire che il PSA non è l'esame diagnostico, il PSA di cui si parla tanto rientra in un sistema di valutazione globale del paziente, su cui sicuramente è importante, ma non è l'unico esame e soprattutto non va bene il fai da te. Ecco, allora come si fa la diagnosi? La diagnosi si fa quando si hanno questi disturbi, rivolgersi al medico di famiglia e quindi all'urologo, farsi visitare, quindi se l'urologo facendo un'esplorazione rettale, digitorettale, sentirà una durezza della prostata, farà fare un'ecografia e quindi successivamente una biopsia, si arriva alla diagnosi di certezza di questa patologia. Poi via via andiamo a stadiare il paziente per valutare ovviamente il tipo di trattamento, se c'è una neoplasia prostatica. Continuo a dire, il PSA è una parte di un iter, la parte maggiore è tutta quella che è legata alla clinica. Lei è segretario dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica. Cosa sta facendo l'AIOM per migliorare la gestione di questi pazienti? L'AIOM oggi sta lavorando molto soprattutto per creare dei percorsi per quello che riguarda il tumore della prostata. Diciamo che è un settore dove per troppo tempo si è lavorati ognuno per fatti propri, l'urologo da una parte, l'oncologo dall'altra, la terapista dall'altra, il diagnosta, quindi il radiologo dall'altro. Oggi sappiamo che dobbiamo mettere insieme tutte queste competenze in un sistema del prendersi carico del paziente o di chi ha sintomi sospetto dall'inizio e che veda all'interno di un percorso controllato per arrivare rapidamente a una diagnosi se c'è un tumore e alla scelta del miglior trattamento. AIOM si sta impegnando molto per creare questi percorsi all'interno dell'oncologia italiana e io penso che stiamo andando bene in questa direzione. Professore, un messaggio per i pazienti. Il messaggio per i pazienti è che è una malattia che si può anche oggi curare bene, sia per quanto riguarda le forme iniziali, con la chirurgia o con la radioterapia, ma anche purtroppo per quella malattia che non è suscettibile di un intervento di tipo curativo. Oggi abbiamo nuovi farmaci, oltre ai vecchi che avevamo già nel passato, quali cabazitaxel, la bilaterone, l'enzalutamide, che possono aiutare molto e prolungare in maniera estremamente significativa, da una parte la comparsa e la gestione dei sintomi, dall'altra la sopravvivenza dei malati.